on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Amici, ben ritrovati a Sarezzano con una nuova puntata della web serie. Sempre Dario Capogrosso, Marcella e un sacco di amici pastori della Sila. Un po' di tempo è passato, esattamente 4 anni da quando abbiamo dedicato la puntata dedicata alla razza. Cosa è cambiato da allora? Che insomma c'è stata una diffusione, un'evoluzione in tutta Italia anche grazie al lavoro di Dario. Non solo più Calabria, dove nasce la razza, ma anche nel resto d'Italia. Resta un cane da guardiania con alcune peculiarità rispetto al pastore maremmano abruzzese. Siamo veramente in una puntata affollata. Quanto tempo hanno questi cucciolini, Dario, innanzitutto? Allora hanno 15 giorni circa. 15 giorni, raccontaci tutto, da cosa è cambiato dall'ultima puntata circa 4 anni fa. Sì, grazie Jenny, quindi siamo qua a Borgo Cane, appunto anche il posto si è evoluto con tanti nuovi ospiti e sono ben contento dopo 4 anni di trovarmi qui con te, sempre più forti nella nostra comunicazione sui cani di guardiania e assieme a una razza in cui abbiamo tanto creduto sia me che te. Poi fondamentalmente, come dicevi, una delle razze preferite che abbiamo qua in allevamento e niente, la razza da 4 anni a questa parte ha avuto un'enorme evoluzione, ma più che altro direi diffusione in Nord Italia. Partito come ovviamente il nocciolo della Calabria Toscana, si è evoluto poi anche grazie a noi ed è stato diffuso un po' in tutto l'arco alpino. Quindi ed ha pian piano prende il suo spazio come cane da guardiania anche all'estero. Perché? Quali sono le differenze? Perché in realtà rispetto al maremmano abruzzese, razza d'elezione per il lavoro di guardiania, pastore da Sila è un cane che nei confronti dell'estraneo non dimostra una grandissima territorialità. Questo pur essendo comunque un ottimo cane da guardiania che quindi nei confronti del selvatico e degli altri animali in qualche maniera è molto forte, quindi non tollera né il selvatico né il lupo, però queste sue peculiarità hanno fatto sì che venisse preferito anche per comunque per il suo bellissimo aspetto, ma non solo, per il fatto che in buona sostanza crea poche interferenze con tutte quelle attività antropiche che rendono i nostri territori visitati da cicloturisti, turisti enogastronomici che vogliono passeggiare le nostre montagne avendo i meno problemi, il meno numero di problemi possibili e che quindi insomma in qualche maniera in alcuni casi sono spaventati, io aggiungo non ha ragione, dal vedere i cani bianchi in giro per le montagne. Loro sono un'ottima alternativa, diciamo con una tempra un po' più bassa, quindi lì dove veramente c'è problema serio i lupi, probabilmente un bel nucleo di maremmano abruzzese di gran carattere sono da preferire, ma loro diciamo che si adattano a vivere anche in gran numero, sono molto più tolleranti alla vita di branco rispetto ai maremmano abruzzesi. Diciamo che 5-6 maremmani abruzzesi hanno bisogno di grandi spazi per convivere e lavorare bene, loro invece sono abituati anche in 10 a non avere grandi conflittualità e quindi comunque dire ok, sono meno territoriali, ma il numero gioca poi ad avere il risultato, mentre invece vediamo i cuccioletti che scappano. Resta comunque un cane di grossa mole. Quali sono i vantaggi e le attenzioni da tenere? Ma allora è un cane grossa mole, ma è un cane sicuramente molto rustico, quindi che non ha particolarmente problemi. Qua vediamo Africo, quindi Africo non dalla sua appunto, cioè il continente di nascita è lo stesso, ma Africo perché in Calabria c'è un paese, si chiama Africo Vecchio, bellissimo, arroccato appunto sulle montagne calabresi e quindi mi piaceva il nome Africo, diciamo originale calabrese. È un cane di 2 anni, molto bravo come vedi, maturo non totalmente, infatti è ancora un bel cucciolone, e Calabria che ha 3 anni circa lì vicino a te che è la mamma dei cuccioli, quindi entrambi hanno una colorazione, sono
nero focati, hanno questa maschera tipica del pastore della Siria, molto piacevole, che insomma in qualche maniera li caratterizza. E niente, abbiamo questi cuccioletti piccolini che insomma, come vedi, molto forti, che insomma in qualche maniera faranno probabilmente un po' parzialmente cane da compagnia e la guardia delle ville. Lui è spaventato dal cucciolo, che non è il suo cucciolo. Opla, vieni qua, Africo. E alcuni di questi andranno praticamente a rimpolpare alcuni allevamenti in Nord Italia e anche in Francia, tutti questi dovrebbero andare. E come cani da famiglia, perché appunto come dicevo sono cani molto buoni che piacciono anche come cani da compagnia fondamentalmente. Quindi diamo tutti i riferimenti per trovarti e sapere di più di questa razza. E qua a Borgo Cane, Pastore Nazumante, ci seguite ovviamente, ci potete tutti seguire ovviamente sul canale YouTube della Città di Alessandria. Abbiamo sempre tante puntate interessanti, ci piaceva appunto farvi vedere e conoscere un po' l'evoluzione di questi cani che ormai, ecco, parliamo di numeri, sono aumentati veramente, non dico di smisura, ma in maniera considerevole. Quindi abbiamo Pastore da Sira in un numero cospicuo in Trentino Alto Adige, in Piemonte, in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Val d'Aosta, tanti soggetti, per cui è una razza che piace sempre più, affascina sempre più, e questo suo percorso di consolidamento diciamo che in qualche maniera rende palese la qualità intrinseca del cane, che è veramente un gran bel cane, un gran prodotto italiano che noi qui a Il Pastore Nazumante cerchiamo di allevare nel migliore dei modi. E allora amici, seguiteci dalla Calabria, Piemonte, in tutta Italia. Vi aspettiamo a Sarezzano, in provincia di Alessandria. Grazie di averci seguito. Alla prossima puntata. Ciao! I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter-pitter-patter. Didn't you know better?